Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati qua sul canale di Burki. Allora, raga, questo è il classico video, questo è il classico video in cui uno dovrebbe venire qui e veramente quasi urla dalla rabbia, veramente ma anche proprio dall'amarezza, dallo sconforto che il calcio ci sta offrendo in questo momento, in questo periodo storico, per certi aspetti e comunque veramente per certe situazioni che succedono. Io sono molto molto curioso di sapere la vostra, come la pensate riguardo questo argomento, questi argomenti di cui ora andremo a parlare. Questo è il classico video veramente che mi fa molto molto piacere aprire comunque un confronto tra me e voi nei commenti e vi risponderò a tutti, li leggerò con attenzione perché sono molto molto curioso. Allora ragazzi, il calcio negli ultimi anni, in questo periodo storico comunque, visto anche il discorso coronavirus, visto anche tutte le situazioni che ci sono state, no? A livello proprio sportivo, ma anche a livello storico, se così vogliamo dire, vive un momento molto molto particolare, un momento difficile, un momento in cui comunque le società devono tenere conto del fair play finanziario, devono comunque fare sempre attenzione al bilancio e a tutte le situazioni, perché sennò poi vanno incontro a delle sanzioni e è giusto comunque tenere un determinato, diciamo, range per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda appunto il bilancio. Però vedo poi queste situazioni che vanno a rivoluzionare tutto e mi chiedo, allora qui tutta la bellezza del calcio, tutta la bellezza del calcio, tutta la bellezza di questo sport, la bellezza comunque di poi del calciomercato, la bellezza di andare a comprare e di andare a vendere dei giocatori, perché comunque il calcio è bello giocato, il calcio è bello parlarne, il calcio è confronto, il calcio è unione, il calcio è passione, il calcio è bellezza, il calcio è amore e è sacrificio. Ecco, è bello confrontarsi tutti insieme, il calcio è di tutti. Però basta, perché tutti questi aspetti stanno sfuggendo di mano. Cioè il calcio a questo punto qui, tutto quello che vi ho detto, tutti questi aspetti di cui vi ho parlato, ragazzi, si vanno a far fotte, scusate, ma il Manchester City e il Paris Saint-Germain, allora, prima di tutto non rispettano il fair play finanziario perché spendono e spandono quanto cazzo gli pare e quindi questo non è giusto nei confronti delle altre società. Primo. Secondo, vanno a spendere ora il Manchester City 200 milioni, forse di più, per Grealish e Kane, e il Paris Saint-Germain compra Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma e Hakimi ha comprato, va bene, oltre a tutti gli altri acquisti super faraonici che c'ha in rosa. Sergio Ramos non so quanto piglierà, ma una quindicina di milioni di ingaggio, penso. Wijnaldum 10 milioni, Hakimi 8 milioni, alla fine saranno 10. Donnarumma uguale, una diecina, 12 milioni, non lo so quanto, 70 milioni cash per Hakimi, più tutti gli altri acquisti super mega galattici, vari Mbappé, Neymar. Ma io ora non voglio discutere il valore dei giocatori, assolutamente, io non mi permetto di discutere il valore dei giocatori, né di Grealish, né di Kane, né di Donnarumma, né di Wijnaldum, né dei vari, tutti i vari Hakimi, eccetera, eccetera, Sergio Ramos, eccetera, eccetera, eccetera. Però è uno schifo, è una vergogna. Anche il Manchester City spende e spande 100 di qua, 200 di là, 150 su, 140 giù. È uno schifo, è una vergogna. È una vergogna per chi gli garba il calcio e per chi ama questo sport. Tutti noi appassionati, che lo seguiamo comunque per hobby, vediamo le nostre società comunque tenere conto di un certo bilancio, soprattutto in Serie A, e poi ti vedi queste due squadre, allora giocate solo voi. Giocate solo voi, fate la Superlega per cavoli vostri, PSG Manchester City, Manchester City PSG, PSG Manchester City, Manchester City PSG, PSG Manchester City, basta. E a sto punto qui, allora, quelle altre squadre che giocano a fa? Che giocano a fa quelle altre squadre quando te comunque ti può comprare tutto e poi prendi il predominio su tutto il calciomercato mondiale? È una vergogna, è uno schifo e sono molto molto deluso e molto molto rammaricato, ma come? Cioè, finora vengono fuori i discorsi del fair play finanziario, rispettare comunque il bilancio, rientrare determinati costi e spese nelle società, e questi fanno che cazzo che gli pare a livello europeo, a livello mondiale. E noi? E noi tifosi? Noi che amiamo questo sport, cioè le persone che vanno allo stadio, comunque fanno sacrifici durante la settimana, che guadagnano 1000 euro, 1500 euro al mese per poter andare a vedere le partite? Cioè, che so 150 milioni di euro per un giocatore? 200 milioni di euro? È uno schifo, ragazzi, basta, basta. Qui stanno a rovinare il calcio, stanno a rovinare il calcio. La gente da qui in avanti, queste trattative qui, non le vede più come prima con curiosità,
con comunque un occhio di riguardo verso la spesa, diciamo, oh, guarda quanto valgono i giocatori ora, la gente è schifata da questa situazione, è schifata, il tifoso che ama la squadra, che spende, che è abituato ad andare allo stadio la domenica con gli amici, con la famiglia, organizza qualcosa per andare a vedere la partita, è schifata da questa situazione qui. La gente è schifata da questo calcio, la gente è schifata, la gente non ne vuole più. A me, personalmente, vedere il Paris Saint-Germain e il Manchester City mi fa schifo, ve lo dico sinceramente, da questo punto di vista qui mi fa schifo. Poi è normale, quando guardi la partita e vedi tanti campioni in campo che comunque fanno delle giocate spettacolari e ti regalano un calcio spettacolo, le guardi volentieri. Però troppi soldi, troppa spesa, è uno schifo così, così è uno schifo. Il troppo stroppia, così è troppo, così è troppo, così è troppo. Io spero veramente, io poi sono una persona che queste cose qui, nel senso, cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno di tutte le cose, io sono fatto così, cerco sempre di guardare il lato positivo, comunque mi confronto, leggo, mi piace aggiornarmi attorno al mondo del calcio. Però vi devo dire che io personalmente spero, ma veramente spero che Manchester City e Paris Saint-Germain, ok? Io spero che Manchester City e Paris Saint-Germain non vincano più niente, non vincano più niente, né i campionati, né le coppette, quelle lì della propria nazione, che poi vincono sempre più facilmente di solito rispetto a quelle altre squadre, perché di fatto hanno una rosa di 30 giocatori, quindi la Coppa nazionale la vanno a vincere quasi sempre, perché quelle altre squadre magari fanno un po' di turnover, loro il turnover di fatto non sanno manco dove sta di casa, perché tanto se cambiano non gli cambia niente. Però spero vivamente che almeno il campionato e in Europa non vincano niente, non devono vincere niente Manchester City e Paris Saint-Germain. Spero. Sì, veramente, mi auguro e spero che vincano delle realtà come ha vinto quest'anno il Chelsea. Ma io so pro a delle realtà come l'Atalanta, che comunque valorizza il settore giovanile, fa un calciomercato attento, sta attenta ai costi, non spende, non spande e costruisce sempre delle squadre importanti. È questo il bello del calcio. Sono queste le realtà sportive che a uno gli piace vedere. La favola dell'Leicester City, che comunque con una squadra normale è arrivata a vincere la Premier League. Qui è questo il bello del calcio. L'Atalanta di Gasperini, che si meriterebbe di vincere un trofeo per quello che comunque ha fatto vedere negli ultimi anni. Sono queste le bellezze del calcio, sono queste le bellezze del calcio, ragazzi. Ecco, una squadra come il Siviglia, che arriva sempre comunque a giocarsi l'Europa League, con una squadra che comunque fa un bel calcio a livello europeo. Sono queste le realtà sportive che a me mi piace vedere da tifoso e da appassionato di calcio, non questo monopolio di spesa di calciomercato che è diventato di fatto soltanto di PSG e di Manchester City. Cioè basta, basta. Non siete, io no. Non, ragazzi, veramente sono molto molto deluso da questa situazione. Sono molto molto deluso e mi dispiace perché si rovinano tutti quei valori che vi ho detto prima del calcio. Si rovina tutto così, si rovina tutto e devo dire che basta, la devono smettere, la devono smettere, la devono smettere. Qui bisognerebbe che veramente le istituzioni calcistiche mettessero dei paletti a tutto questo, perché non è possibile una cosa del genere, non è possibile. Raga, non è possibile. Qui non siamo la PlayStation, qui non siamo la PlayStation che uno fa cosa, compra, vende. E invece, raga, purtroppo è così per quanto riguarda Paris Saint-Germain e Manchester City. Io veramente mi auguro da tifoso che queste squadre qui, in Europa soprattutto, perché poi chiaramente nel campionato nazionale sono più avvantaggiate delle altre, però poi in Europa, in cui comunque subentra un discorso di mentalità, di tradizione, di giocatori magari esperti che poi vogliono chiaramente andare a vincere con anche quel pizzico magari di furbizia in più, di malizia a livello sportivo rispetto che a delle squadre più inesperte magari a livello nazionale. Spero che non vincano più in Europa, spero che non vincano più. Ma spero anche che veramente i giocatori, anche se purtroppo le bandiere non esistono più e nel calcio purtroppo lo stiamo constatando negli ultimi anni, e questo mi dispiace perché comunque anche qui perdi veramente tanto, tanto tanto valore a livello calcistico con questo discorso qui, però spero veramente che i giocatori non accettino di andare a giocare nel Manchester City e nel Paris Saint-Germain, anche se la vedo difficile, anche se la vedo difficile, però veramente spero che i giocatori non accettino di andare a giocare lì. È uno schifo, è una vergogna. Cioè, nel senso, ragazzi, ma ci rendiamo conto che questi stanno monopolizzando il calcio? Stanno monopolizzando il calcio. Di fatto è una superlega tra Manchester City e Paris Saint-Germain, ragazzi. Cioè, ma perché deve succedere questo? Perché? 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 È ingiusto, è ingiusto. Raga, io vi ho detto la vostra, sono molto deluso, anche mi girano anche abbastanza le scatole, proprio se vi devo dire la verità. Però
Mi girano però abbastanza, sono deluso, sono amareggiato, anche un po' rammaricato proprio da vedere questa situazione qui. Ditemi la vostra, voi cosa ne pensate per questo discorso qui? Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici appassionati di calcio perché mi fa molto molto piacere sapere anche la loro opinione e come dico sempre, sciabola a tutti. Ciao ragazzi, sono molto molto deluso da questa situazione, veramente.